Nei giorni scorsi, come ambito territoriale sociale numero 6, abbiamo liquidato i contributi che rientrano nell'ambito degli assegni di cura. Sono contributi di 200 euro mensili per ogni mese, che vanno a favore di persone anziane non autosufficienti e ai loro familiari. Abbiamo liquidato il primo quadrimestre, da gennaio ad aprile 2021. E quest'anno le domande sono state 194, quindi 194 beneficiari che sono 35 in più rispetto all'anno precedente. Contemporaneamente abbiamo inviato alla Regione, siamo in attesa del vaglio delle domande, dei progetti da parte della Regione e poi del riparto del budget agli ambiti territoriali, per quello che riguarda le domande per contributi per la disabilità gravissima, e quest'anno ne abbiamo avute 144, 20 in più rispetto all'anno precedente, e a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico. 40 quest'anno le domande, che sono 5 in più rispetto all'anno precedente. Tutti questi sono aiuti concreti che vanno alle persone più fragili. Una comunità che accompagni, sostenga le persone in difficoltà nel loro percorso d'autonomia, in modo tale che nessuno rimanga da solo e nessuno si possa sentire davvero escluso.